Bene, oggi c'è busta per Miki. Mi scrive. Allora, ma perché, cari signori, voi quando pubblicate gli annunci non avete un nome utente chiaro? Stylist. E chi è? Vabbè, i tuoi video sono sempre molto interessanti. Avrei una domanda, se vorrai rispondermi. Se trovo un inquilino che ha bisogno del mio appartamento per, ad esempio, 10 mesi, perché ha un contratto di lavoro di 10 mesi in zona? E facciamo un transitorio allegando il suo contratto di lavoro, ma poi gli rinnovano il contratto per altri 10 mesi o lo assumono con un contratto indeterminato. Lui ha diritto alla trasformazione di un 4 più 4. Grazie. Bella domanda. Allora, ultimamente Miki è arrabbiato. Perché sono arrabbiato? Perché ormai sono stufo di ripetere sempre le stesse cose. Facciamo un disclaimer prima di dare una risposta a questa tua domanda. Tutto quello che voi leggete, tutti i video che la maggior parte dei video e la maggior parte dei articoli che voi leggete sono scritti da persone che hanno solo teoria. Esattamente, hanno solo teoria, non hanno pratica, quindi non hanno mai visto un immobile, non hanno mai visto un inquilino, non hanno mai avuto un problema di qualche tipo sull'immobile, non sono mai stati da notaio, non hanno mai fatto un compromesso, non hanno mai fatto un cazzarola, avete capito? E quindi voi prendete queste informazioni che sono sbagliate, andate da questi teorici che vi danno qualche punto di vista, ma sono punti di vista teorici assunti da che cosa? O dai miei articoli che magari scrivo, o da altri articoli di qualcuno che ha scritto perché è un teorico o è bravo in giurisprudenza, però poi la vita vera, signori, l'esperienza vera, avete capito? L'esperienza è diversa dalla teoria. La teoria certo va appresa grazie ai libri, alla mia libreria che ho, a tutti gli aggiornamenti che io continuo a fare, di media 2-3 ore al giorno il sottoscritto studia, avete capito? Anche di più alcune volte. E poi va messa in pratica con la pratica, con la teoria. Quindi il sottoscritto che ha quasi 30 anni, avete capito? Nel 2027 saranno 30 anni, chissà quando si guarderà questo video, saranno quasi 30 anni e ne ho viste di cose che voi umani non potete neanche immaginare. Lo so che posso apparire arrogante, ma è la verità. Quindi questo è Miki Martinazzi e io mi sono stufato e mi sono rotto le balle dei pressapochisti, delle associazioni di categoria che fanno delle cose, che alcuni che scrivono delle altre e va bene così, ma faccia così, che va bene così, prenda questo. Proprietari che prendono il precedente contratto fatto 20 anni prima, lo ricopiano e lo risottoscrivono col nuovo inquilino perché si sono stufati, magari non vogliono investire dei soldi e darli a qualcuno, qualche professionista che effettivamente li possa garantire e corazzare la locazione. E quindi fate tutte le cose un po' alla Carlona e poi volete in qualche modo tutelarvi. Dovete sapere, cari signori, dopo adesso arrivo alla risposta, che so che sono noioso, però se non vi piace il video lo chiudete e arrivederci. E se volete la sicurezza, la certezza che tutto vada bene, dovete rivolgervi a un professionista che sa quel cacchio che sta facendo, perché in caso contrario la vostra locazione sarà che cosa? Sottoposta al fato, alla fortuna, ma sì, dai, fa così, va bene, buttiamo giù queste due cose, butto giù un contrattino, faccio due righe, gli do le chiavi, sono a posto. Una grande stronzata, perché tutto il processo locatizio che ne deriva, deve essere visto tutto nel suo insieme. Noi signori abbiamo la legge, la 431 del 98, la 392 del 78, che ancora alcune cose le prendiamo riferimento da quella lì, che è quella in realtà che regola la locazione del 6 più 6 e tutte le altre storie che non mi sto qui a spiegare. Poi dopo abbiamo i vari DM che sono stati fatti, le varie leggi di bilancio che sono stati fatti, i vari DL, i decreti legge, e quindi da allora, dalla prima legge alla seconda, con i vari DM, c'è un mondo, poi abbiamo gli accordi territoriali, avete capito? Gli accordi territoriali a cui fare riferimento. Quindi le stronzate che trovo scritto in giro, che dicono che il contratto transitorio si può rinnovare più di qualche volta, è una grande puttanata.
qui sicuramente chi lavorerà a questo video metterà un beep. Mi sono stufato. Dovete sapere che alcuni contratti, certo, si possono, il transitorio, in realtà, se siete sottoposti agli accordi territoriali della zona e quindi ci sono dei riferimenti a cui ci sono dei riferimenti, dovete sapere che in alcune zone il contratto transitorio in nessun caso è rinnovabile. Avete capito? Non è rinnovabile. Chi vi dice il contrario vi dice una grande putanata. E quindi che cosa succede? Succede che poi voi mettete in pratica queste cose. Vi rendete conto solo a distanza di mesi del problema o dei problemi o a distanza di anni, perché i nodi vengono al pettine, cari signori, non subito, perché l'inquilino all'inizio, che carino, io ti amo proprietario, sì mi va tutto bene, oh che bell'appartamento, oh ti lecco come un gelato, va tutto bene, poi ti dà il deposito cauzionale che non serve a niente, o la fiduzione che non serve a niente, o l'assicurazione assicurativa che non serve a niente, te lo dà. Ti dà il deposito cauzionale, le chiavi, si prende le chiavi, ha firmato il contratto, si prende le chiavi, poi iniziano a passare 2, 3, 4, 5, 6 mesi e dopo lì cambia tutto, perché dopo l'inquilino incomincia a sentirsi a casa, incomincia a sentirsi il padrone, e se tu proprietario non hai un po', non gli stringi le gonadi come si deve, l'inquilino incomincia ad alzare la cresta, e poi quando è il momento di andarsene incomincia: ah, tu hai fatto questo contratto, ah ho capito, hai scritto questa cosa, ah, adesso ti sistemo io per le feste. Dopo vengono da Michi, gli analizzo il contratto, vedo tutte le stupidate che sono state fatte e poi dopo lì sono legnate. Quindi i problemi non sono all'inizio va sempre tutto bene, perché il contratto di locazione lo potreste scrivere anche su un pezzo di carta igienica, no? Ok, il contratto libero 4x4, insomma, è un contratto libero, quindi scrivete l'essenziale ed è un contratto, va bene, lo registrate e siete a posto. Però poi i problemi vengono dopo, non all'inizio. E quindi, caro signore, che tu mi hai fatto questa domanda, sappi, io non conosco la tua situazione, non conosco in quale città sei, non conosco le esigenze che hai, non conosco che tipo di inquilino stai mettendo in casa, e quindi potresti anche fare una grande stupidata se tu rinnovi il contratto. E quindi i contratti di locazione transitori per sua natura non si possono rinnovare, perché sono stati definiti transitori, altrimenti non è più un transitorio, è un contratto diverso. E quindi ci sono stati dei casi che il contratto transitorio si può rinnovare e che è stato tollerato, anche la giurisprudenza ha detto vabbè, adesso non stiamo a dire altre cose, però sono casi specifici, quindi state attenti, perché se l'inquilino poi d'ufficio vuole rimanere dentro nel vostro immobile e non andarsene più, voi vi attaccate, come dico sempre, al tram. E quindi attenzione a chi vi rivolgete, attenzione a dove prendete le informazioni, attenzione a chi ascoltate, perché internet ha aperto le porte del mondo a tutti, però è anche vero che aprendo le porte ha buttato dentro anche un sacco di immondizia. Quindi da questa rubrica C'è posta per Michi è tutto, e da questa meravigliosa, sentite che voce elegante che ho, donne, lo so che... Vabbè, ci vediamo presto.